Dopo il caso del minorenne ritrovato in coma etilico nella notte tra sabato e domenica, il ragazzo adesso sta bene ed è stato dimesso, è l'azienda sanitaria a fare il punto sul consumo di alcol tra giovani e giovanissimi. I dati sono allarmanti, ci conferma il direttore del SERD, Marco Beccattini. Sempre quando si parla di minorenni si parla di abuso, perché non c'è la possibilità che un minorenne, secondo le norme, ma anche secondo la salute, possa bere o accostarsi a sostanze stupefacenti. Adesso il fenomeno si sta manifestando come lo aspettavamo, cioè importante. I numeri delle attività del 118, che è straordinario nel soccorrere tempestivamente queste persone, sono importanti. È in crescita, più di 60 nello scorso anno, già 59 il primo di ottobre di quest'anno. A che età si inizia a bere? Dobbiamo ammetterlo, si inizia a bere a casa, per cui dobbiamo rispondere troppo presto nelle feste private. Talvolta si approvvigionano direttamente o indirettamente ai supermercati. Dobbiamo capire che il rapporto con l'alcol è un rapporto difficile, un rapporto che va affrontato in famiglia, di questo si deve parlare, per attrezzare i nostri ragazzi riguardo le conseguenze. Non abbiate paura né per i segnalanti né tantomeno per la persona che viene curata delle conseguenze. Sono molto più severe le trascuratezze, i ritardi che si determinerebbero se questi giovanissimi non avessero aiuto. Per cui chiamate tranquillamente, non ci saranno conseguenze per nessuno. I ragazzi verranno ascoltati nei loro racconti, nei loro bisogni e le loro famiglie con loro. Quindi anche quelle famiglie che lo vivessero come vergogna, come imbarazzo, devono superarlo e devono, anche con il nostro aiuto, ascoltare i loro figli.